Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Allora, proseguiamo da qui. Volevo andare a fare la quest della signorina, che ci ha lasciato la signorina prima di uscire. E dunque, quello che volevo dire era questo. Adesso faremo un po' di quest, troveremo i soldi necessari per... Dai cazzi, 10.000 corone da portare al tizio. Dovevo andarci a piedi, lo sapevo. Da portare a tizio, quello delle rune, perché quella cosa delle rune mi interessa non poco e cambia il gameplay non di poco se ci pensate, quindi è una cosa che va assolutamente vista, va assolutamente valutata e ne parleremo ancora sicuramente, perché è molto molto interessante. Allora, dobbiamo andare a Bogue, cercare gli indizi dell'assassino di Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, per chi non lo sapesse, è stato un calciatore dell'Ajax, del Milan, del Barcellona e della nazionale olandese. Deluso tanto in rosso e nero. Va bene, eccoci qua arrivati. Oh, per bacco. Questi sono... Goal a goal. No, goal. Sono gol normali, sai. Goal. Ci vediamo all'inferno. Sì, però devo beccarli per poterli vedere all'inferno. Merda la spada. Merda la spada. Meno male che ne abbiamo infiniti di quelli. Aspetta. Riusciamo... Ah, non riusciamo a finire però. Si rialzano molto velocemente, allora è meglio il fuoco, secondo me. Ma culo, ragazzi. Dov'è che Cristo morto? Cazzo vuoi, te? Come vedete hanno la capacità di rigenerare vita. Donna. E che cazzo, che due coglioni sti gol. Ma bisogna assolutamente modificare, cioè trovare un'arma migliore di questa. Adesso ci sto raccogliendo qualsiasi cosa sperando di trovare quei due ingredienti che mi servono, ma è veramente difficile. Smells like solutions, reagents. Wonder what's cooking. Un altro, aspetta, c'è un altro gol qua, e taccio qua, e anche i gol. Sarebbe male però quella runa che praticamente permetteva che il bonus danno dato dall'utilizzo di una cote o di un tavolo da lavoro potesse, cioè modificasse permanentemente la... il danno dell'arma non è molto... non ha fatto male. Cioè qua sei in eterno praticamente. Took most of the equipment when they left what was broken. Come vedete io... Ah, guarda, ci sono altre cose. Aspetta, una cosa. True as true can be. Dangerous trade. Kluivert, amico, devi tenere gli occhi aperti. Qualcuno si è interessato al tuo lavoro, ti vogliono fare un'offerta che non potrai rifiutare. Se io fossi in te a fare i bagagli, andrei a nascondermi da qualche parte. E qua si vede che è scappato. Open window. Footprint on the bed. Somebody was in a hurry. Ok. Ci spero sempre, ragazzi, ma... secondo me è solo uccidendo certi mostri che troviamo. Attenzione. Footprints. Uneven. Someone ran through here. Sì, ma l'impronte dobbiamo seguirle, gara. Ah, di qua. Andò a caso. Stopped here for a second. Hid and ran on. Raccogliamo sempre quello che possiamo.
qualcos'altro qua, mi sa che è morto qua. Scar on his forehead. Must be Clivert, bolt in the back. Went in deep, so a close range shot. From the village, where that direction looks like. Faccio che le tracce di l'uomo che ha lanciato il dardo. Abbiamo una salvata. Ricordiamo che queste sono, fanno già parte del DLC, del primo DLC Heart of Stone. Heart of Stone è un DLC ambientato qui, nelle stesse terre del gioco base, mentre l'altro DLC, quello più corposo, quello più, a detta di tutti, più bello, Blood and Wine, è invece ambientato in un'altra terra completamente diversa. Lo vedremo successivamente, chiaro, qua c'è qualcosa. Successivamente. Crossbow bolt and footprints deep. Shooter must have been wearing heavy armor. Ok. Allora noi mangiamo sempre perché questo ci permette di ripristinare la vita. Dal momento che non abbiamo più il bonus che ho tolto per far posto a un'altra. Hoofprints leading towards the hill. Someone's still there. Tracce del cavallo. Dicevo che ho tolto per far posto un'altra abilità, quindi. Mica due coglioni. No, questi forse è meglio. È meglio hard, eh. Consente di ucciderli sul colpo. Cagà, tipo così. Mamma mia, la cattiveria del nostro Ger. Oh, la grande gara. Abbiamo tutto, tanto queste abbiamo visto che non ci pesano come fisicamente nello zaino, quindi lo zaino nell'inventario. Almeno non ci pesano gli ingredienti considerati tali, quindi queste, arenaria, così non pesano nulla. Vediamo dove ci conduce, anche se credo che siamo arrivati, perché ho visto una capanna. Con il cavallo, tra l'altro. Siamo già stati qua tra l'altro perché aspettate che mi sia ingarbugliato il cavo. Diario di tuono, ma non credo che ci dirà molto. Diario di tuono, dove contavamo? Si vede che preparavo le fistec, eh. Proviamo un attimo l'accampamento. Qua ci sono già stato comunque, perché vedete che c'è il simbolino cancellato, simbolino di un tesoro cancellato. Vorrei essermi fottuto la quest, in qualche maldestro modo, però. Perché non vedo niente io. C'è un cazzo. Ho perso qualcosa in casa. Ah no, ecco dove me lo sono perso. E chi cazzo lo vedeva qua? Ordine di attaccare Bowdon. È giunto a volte che il villaggio abbandonato di Bowdon sia diventato il covo di alcuni banditi comuni che vi si sono insediati allo scopo di produrre fistec. Questo è intollerabile, dunque ordine di attaccare il villaggio e sterminare i malviventi. Li faremo conoscere il terreno. Portate il trattatore ingrediente al nostro laboratorio nord di Brunwich. Distruggete resto. Allora, dobbiamo esaminare il laboratorio dei cavalieri decaduti. Go, go! Vediamo. Le indrighe le possiamo lasciare lì. Tanto, come avete visto, il vero
La vera esperienza si va solo con le missioni principali. Le missioni secondarie, specie alcune, magari merda, un po' di esperienza la danno anche, ma si tratta sempre di cose ridicole in confronto. Merda! Così, con cattiveria. Il nostro Geralt. Mamma mia qua. Aspetta l'altro, l'altro! Merda. Mamma mia. Cazzo. Quello mi ha fottuto. Aspettate che ammazzo anche questo. Abbiamo... sì, abbiamo dato fuoco. Vai, ok. Andiamo bene così, dai. Aia, cazzo, volevo... E che cos'è? Vaffanculo. Damn it. Not good. No. No, Geralt. Dai, troppo lontano è andato a finire. Ok. Ultimo. Così, Geralt. Con cattiveria, Geralt. Avangulo. ravioli, ci ha dato i ravioli. Quante robe interessanti, quante dell'ordine della fiamma, della rosa fiammeggiata. Tra l'altro è una bella armatura quella, eh. Vacca. L'ho detto che la nostra cominciava a fare poco danno. Io direi di cominciare a mettere questa, magari. Che la nostra cominciava a fare poco danno, sì. Va bene, qua possiamo anche andare a piedi, tanto non è lontano. Vediamo dove ci porta. Comunque il signor Hard è veramente interessante. Sono buoni, sono cattivi, no? Un cavaliere della rosa fiammeggiante, vero? What's this? Order of the Flaming Rose have a new seat? Not too shabby. You listen, vagrant. Dunno why you're here, but take my advice. Go back to wherever you came from. So, why are you still standing there? I need to smash your painting. Che c'è dentro? Wondering what you got inside, because it reeks of Fistech to me. Mind if I have a look, brethren? Aye, we'd mind. Very much so. Enough of these games. I'm counting to three, and you're gonna be gone when I'm done. Got it? One, two. Man, Got a better idea. You're all gonna count to 100. Got it? 3, 4, 5, 6. Great start. Now step aside. 7, 8, 9, 10. Devo un po' di tempo. 12, 13, 14, 15. Sono quelli che contano, sti stronzi. 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E sono lì che contano i coglioni. Mamma mia, quanto piste. Questo è morto? Who the devil are you? I'm a witcher, or as your brethren prefer to call me, a mutant, a freak. You shouldn't be in here. And Knights of the Flaming Rose shouldn't be murdering humans or producing drugs.
Tro, we shouldn't. We're supposed to defend the downtrodden, spread faith in the eternal fire. But Radovid tricked us. He broke his oath, sent our brethren to the front as common grunts, and once the mighty order was bled dry, he disbanded us. Mi sembra un buon motivo per produrre. Confiscated our domains to finance his war. The brethren who didn't object were appointed mage hunters. Those who took umbrage dared to stand up to him. They were imprisoned or exiled. We're but a handful who still wear the colors. And we must find a new place in this world. Quindi siete diventati banditi. So you turned rogue? That your idea? Wonder what Siegfried of Danell would say. Siegfried of Danell would... But how do you even... I know. You're Geralt of Rivia, Jacques d'Aldersburg's killer. None other. And if I had to go back, I'd do it again. That was the start of our downfall. You were the beginning. A cursed mutant. Draw your blade! No need to yell. Just ask politely. Ma adesso ce li abbiamo tutti corto. Vacca. Aspetta, uno per volta però. No, così, con cattiveria però. Ok, vai, quello è morto, questo qua. Aspetta, questo qua che sta bruciando come una bambina. Mamma mia quello. Mamma mia, Geralt, in mezzo a 125. Guarda il Cristo. Aspetta. No, uccidilo a Calurida. Dai, finiscili. Mamma mia. Quello là, quello là. Aspetta, quello lì, cazzo. Dai, ok. E adesso cominciano ad essere meno. Vai. Ok. Tu stai via dal cazzo. Dai, dai, no. No, finisci quello lì, cazzo. Oh, là. Adesso? Mamma mia! Mamma mia, Geralt! Dai! Ok! Vai da donna del soldato per ritirare la ricompensa. Aspetta, va. C'è un botto di roba qua da prendere. C'erano tutti un tramezzino di porco. Vabbè, metti che gli vi è fame, cioè. Metti che gli vi è fame. Vabbè. Allora. C'è uno scrigno, c'è un cazzo di nulla. Vabbè. Quei due stanno ancora contando, sono arrivati a 1,5 milioni. Not your lucky day. Mamma mia, questo ce l'abbiamo buttato giù. Aspetta. Ah, volevo... Eccolo lì. Mamma mia. Volevo farlo esplodere come prima, ma... Vai dietro, cazzo. Ok, niente. Volevo farlo esplodere come prima, ok. Allora, aspetta.
torniamo indietro, ragazzi. Abbiamo praticamente finito la quest, perché ci si tratta solo di andare a trovare. Vediamo, andiamo a Brummich, che ce l'abbiamo qua vicino. Vicino per modo di dire, però. A trovare la tipa che ci ha dato la quest e poi andiamo avanti con la quest principale. Dai. Ok, eccoci qua. Se Brumwich, ma c'ha un bel... Ah, ok. C'ha le mura attorno. Allora, dobbiamo tornare qui. No, la capanna d'erbo. Cazzo, Ubach. Ah, sì, è vero, ci aveva detto che ci aspettava alla taverna, sì. La taverna. Eccolo. Adila. Avenged your friend. I knew you'd succeed, puss peepers. I knew it. Go on, out with it. Who was the bastard? L'ordine della rosa fiamma. Bastards. Brethren of the Order of the Flaming Rose. What did you do? Scald them with hot irons. No, alcuni li ho divisi a metà. Però. No, just killed them. Oh, so handsome and so boring. Here, puss peeps, your gold. Ought to be enough for an ounce of panache. Ok. Certo, un po' di esperienza. Esatto. Dunque, ritorniamo alla nostra quest principale, che ci diceva di entrare nelle fogne di Oxenfurt. Tra l'altro siamo a Oxenfurt, detto vale approfittarne. Aspettate che vado. Qui c'è l'armatore. Ugera, vado un attimo a riparare e a vendere quello che mi serve. Che cazzo fa? Salve. Greetings. My, a witcher. Something tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're short on work. So, this. A Redanian army order. But there's no pleasure in't. One after the other, same thing time and again. No finesse required. Looking to perfect your craft? Of course. Crafting's like ploughing a maid. Falling to the mountain. Well, sure, you'll get the job done, but there'll be no hoops, no hollers, no standing ovation. So... Got any special requests for me? Help me stay on form. Still talking about armor, aren't we? Aye. What else would it be? Allora, vabbè. Show me what you... Gli articoli, intendo le armi, non pensare male subito. Questa è la solita spada che, boh, possiamo anche vendergli. Questa è quella che invece avevo... Però volevo recuperare le rune. Sì, direi di sì. La spada la possiamo anche vendere, possiamo anche rompere. Cazzo, si è bloccato tutto. Aspetta. Questa qui della rosa fiammeggiata non sono affatto male. Questa è l'armatura che avevo trovato, che avevamo, quella che c'era l'armatura del cacciatore di streghe, tanto tempo fa l'avevamo ottenuta. Forse l'avevamo ottenuta addirittura... No, mi sto sbagliando. No, era quella che avevamo ottenuta facendo la quest del fabbro. Della fabbra. E... O sono io che non mi ricordo bene, non mi ricordo, vabbè. Questi però non sono affatto male, a livello richiesto 35. Oddio, ne troviamo, perché per la verità ne troviamo anche un bel po' in giro. Questo volevo tenerla e volevo rompere la spada, no dai, vendiamo proprio la spada intera. Vediamo se avevo qualcosa di interessante. Guscio chitinoso. Ne prendiamo un po', per favore. Non lo so, mi sembrava potesse tornarmi utile. Resina no. Polvere d'ambra.
No, poi non c'è più niente di veramente interessante. Questo? Ambra. Questo? Ambra perfetta, addirittura. Addirittura. Ok, allora. Non ripara. Vai. Creazione. Questo credo che possa fare... Oh no. Questo è uno di quelli superiori, uno di quelli tosti. Guanti del gatto superiore, guanti del lupo, guanti dell'orso superiore. Sono quelli che ho già, quindi per questo che non... L'armatura. Armatura dell'orso superiore. Più 25 addirittura. Però, questi non li vende, placca di demeritium. Bisogna partire da zero, cazzo. Ne ho fatto quella, quindi questa. Ok. E dell'orso... No, ma ce l'avevamo già forse, cazzo che rincoglionito. Placca di demeritium. Aspetta. Che adesso ci abbiamo questa. Ma no, ma ce l'avevamo quindi. Mali mortacci. No. Dell'orso migliorata, dell'orso superiore. No, va bene allora. Ok. No, no, ce l'ha messa lì. Ok, ce l'ha messa subito lì. Sì, infatti sembra un po' nuovo. E va bene, quindi vendiamo pure queste due. Non c'ho più soldi io, tra l'altro. You're in luck. Oh, that's funny. Non c'ho veramente più soldi. Dov'è l'inventario? Vendi questo, vendi questo. Ma veramente non ho più soldi, però. Ah no, io ho tutte le selle da vendere. Tutte queste cose qui che comunque a me non servono, perché le abbiamo già. Possiamo fare un botto di soldi noi da queste cose, tipo lega i trofei, bonus non mi interessa, la decisione di mostro umanoide, ne teniamo uno per tipo, 5 euro aggiuntivo, esperienza dell'uccisione di mostri, proprietà erbe aggiuntive, esperienza dell'uccisione di mostri, via, proprietà di cos'era smembramento, esperienza dell'uccisione di mostri, via, uccisione di mostri, via, uccisione di mostri, via. Qualità di cos'è? Ce l'abbiamo già, quindi via. Bonus dell'esperienza di umani umanoidi, via. Uccisione di mostri, via. No, così almeno ci alleggeriamo anche non poco. Se ce l'abbiamo già. Sì. Non poco le cose. Ok. So long. Scusate ragazzi, ma almeno adesso abbiamo un'armatura un po' più potente. Why there? What for? Ah no, devo proprio calarmi. Terrible beast down for sewers down that away. Best avoid it altogether. Devoured dozens of men and many a wolf. Usi senza da Witcher per ispezionare le fogne. Ah, subito. Footprints. Large. Man's most likely. Not only women came looking for the cursed prints. Anche gli uomini hanno. Oh, cominciamo con i donner, eh? No, volevo. Ricordiamoci che la spada che ho adesso non ha slot per um,
un'abilità aggiuntiva. Sono rune a messe sopra. Allora, salvata. Funghi, funghi, funghi everywhere. Oh no, you don't hear me. Don't you dare. Please, don't do this to me. Shani. Geralt? Shani. What are you no. doing? No. Help me. Shani, calm down. Shani era una l'abbiamo conosciuta nel primo The Witcher. Can be done. Let it go. Ed è stata una delle carte che abbiamo collezionato. You did all you could. Thanks, Geralt. It's good to see you. You too. Lost track of you after I left Vizima. Where'd you go? What have you been doing? Long story short, I've been treating the sick and wounded as always, mainly at my clinic in Oxenfurt. But in Redania, I'm called on to help the army at times as well. I'll want to hear the long story long, too. Sure. But once we're out of these sewers... Redanian army force you to come here, too? Or are you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but something attacked us. Come si è fatto con le ferite? What attacked you? Get a good look at it? No. I started running as soon as it appeared. It was huge. Spat venom and made these slurping sounds. That's all I know. Doesn't sound like a major necrophage or a pack of drowners. No. This was one thing. Big, but one. Somebody threw a torch at it. Monster couldn't have cared less. All right. Not afraid of fire. Good to know. È una persona importante per te. The soldier. He's someone important to you? His name was Nalls. Supposed to go on leave next week. Now he won't. Nor will the rest of his unit. How many were they? A whole squad. Six brave boys. All dead. Why'd they send you down here? Only if it's not confidential, of course. I need a venom sample. From the beast that prowls these sewers. It doesn't just kill those who come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill. Redanian soldiers among them. Plan to kill the beast. Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer. But I'd rather go with you. Collect the sample myself. Say, fuori. It's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt. I can take care of myself. And you know I'll get my way, so don't try and talk me out of anything. Fine. Your choice. So show me where the monster attacked you. This way. Grating's badly bent. Something large struck it, with a lot of momentum. I shut it as I fled. The monster must have slammed into it. Glad it held up. Though now we need to find a way around it. Is it worth searching outside? Actually, just hoping the monster's blow weakened one of the walls. Careful. Monster might still be here. Allora, che cazzo dobbiamo andare? Di qua. Soldiers from your escort? Yes. That's them. Vern. Miklas, poor boys. Beast doesn't play around, apparently. They saved my life. Eri loro amica. Know them well. Him, I met this morning. But Vern and I served together at the Battle of Dorian. Miklas only enlisted this Yule.
Sorry. Once you kill this beast, we'll have to send someone down here to collect their bodies. Give them a proper burial. Cosa è successo esattamente? What exactly happened? We came in here and Miklas started looking for tracks. Then drowners attacked. The men made quick work of them. But Franz was injured. His leg. He and I stayed behind. I tried to bandage him up while Gnarls stood watch. Then that beast appeared. Gnarls pushed me towards the exit and ran at the monster. I turned around and saw him lying there, covered in a sticky substance. I ran back to get him, then dragged him to where you found us. Where was the monster? Well, Miklas and Vern had driven it away from us, and paid dearly for it. Managed to get a look at what attacked you? Everything happened so fast. I didn't get a good look, no. Only saw it from behind. I know it was large and slimy. Slimy. Gotta look around. Man you patched up, is he here? Franz? I don't see him. Think the monster might have dragged him off? Could have. Beast probably crawled in or out through here. It's deep. Lower level of the sewers has been closed off for years. But Vern, the commander, had a skeleton key. See if I can't find it. Ok, quindi mi sa che dobbiamo usare il senso The Witcher per trovare la chiave della grotta delle fogne. Allora. Eccolo lì, già visto. Lo vedo luccicare. Got the key. Ordine, capitano, entrano nelle fogne per scontare nella sua missione per raccogliere un campione del veleno delle creature. Good, let's get going. Per esaminare il livello inferiore delle fogne. Una salvata. Legend going around about this monster being a prince turned into a toad, a curse or something. I've heard. A lot of women have fallen for it. I find out who started that rumor, I'll strangle them. So, don't believe it? I studied medicine, not literature. I stopped believing in fairy tales long ago. But another unfortunate romantic came to lift a prince's curse, found a hideous death instead. Qua sarà pieno di droner, eh? A woman must have come here hoping to find her prince. Ma qua sarà pieno di droner da fare schifo. No. Mamma mia! Vaffanculo! Allora! Porca troia! La vacca lurida di vostra mamma! Andate a cagare, va! Dai, quello. Quell'altro. Fatti in tempo. No? Così. Con cattiveria. Uno. L'altro, Gera. L'altro, l'altro. E che cosa? C'è un altro qua, però. Vado solo funghi. Attenzione. Col fuoco? No, aspetta, esamina. Lettera fradice. Ronnie, che tu ci credo o no, la gente dice che nelle fogne di Orson si aggira un principe tramutato in rospo. Lo so, sembra una fiaba, ma Susie Illop giura che è vero e lo conferma anche Mary Hatter. Entrambi sostengono che il principe sia venuto da una terra lontana per corteggiare una contessa, ma che suo amante ingelosito, essendo un mago, lo abbia trasformato in rospo. La fanciulla che bacerà sulle sue labbra potrà liberarlo e il finale mi sembra scontato, essendo principe sarà di certo bello, né nobile e onesto. Perciò, cara Ronnie, la prossima volta che vai al mercato di Oswald allunga fino alle fogne. Minchia. Woman's corpse, soaked in slime. Beast must have left it for later. Magari è veramente un rospo il coso. E Shani è qui perché dobbiamo farla baciare da lui. Cioè, dobbiamo far sì che lei baci. No, oh, cazzo! Sempre segno sbagliato. Ma andate a fanculo. Vacca. No, incastrato no però. Che cazzo. Togliti brutto stronzo. Lasciami finire questo. Dai, la nostra mamma è molto lontana però.
E che cos'è? Tacci vostra. Mamma mia, che fatica. Hideous creatures. You all right? Fine. Look, it's bronze. What's left of him, you mean? What kind of beast would do that? Mi chiedo come mai ci sono tanti droner. Does that mean anything? Well, means our monster doesn't attack them. Seems they get along with whatever's prowling the sewers. Some kind of symbiosis. Esaminiamo il cadavere? Interesting. What? Franz had a leg wound, right? Just above the knee. Managed to apply anything to it? Yes. Some spirit, but that was it. Why do you ask? Look, half of Franz's leg is gone. Monster must have chewed it off. Other bodies were untouched, except for the wounds they sustained in battle. Are you suggesting the beast likes alcohol? Mixed with blood. Dobbiamo trovare la sua tana. Dad will learn anything else here. We need to find the lair. Right behind you. Mi copri le spalle, tu? Odd smell. Blend of alcohol, sì. Blood and monster stench. It must have come through a romantic. Came to lift a prince's curse. Found a hideous death instead. No, minchia vacca, che tutto il mondo, sti cazzo di... Androna. Meno male che li possiamo finire così, cazzo. Sennò era dura. Aspetta. Non ne può più di spezzare, lavora tutto il giorno, si stanca di mangiare croste di pane, cavolo bollito, ti fa male la schiena a forza di dormire sul pavimento, cambia la tua vita, diventa una principessa, dormi su una montagna di cuscini in cima a un pisello, gira per le strade su una carrozza di lusso guidata da un bel cocchiere di livrea, perdi pure le tue scarpine che vuoi, tutte le scarpine che vuoi, e tutto con un semplice tocco di boccata magica. La Perulte, figlia eletta del Fisico, come intermediario nuziale, garantiamo un incontro faccia a faccia con il principe colpito dalla nuova edizione. Causa di morte, ferite, riportate durante me. E solo per questo mese tariffa... Ah, quindi ha messo addirittura in giro una voce. Vabbè. Dai, bravissimo. Con cattiveria. Qua è sempre la tizia. Came down to hunt the beast alone, maybe. Fool. Idiota. Fool. Dead drowners everywhere. Strange. Seems the monster tolerated them. Long as they don't get too close, I guess. Quindi non devono avvicinarsi troppo al morso. Decaying corpses, slime everywhere, and that stench. This has to be the lair. Dobbiamo andarci dentro, Gary. Fresh and moist. Beast was just here. I'll collect my sample. All the tunnels and corridors converge here. What now? Need to lure the beast. How? We don't even know what kind of monster it is. But we do know it likes a blend of blood and liquor. Just so happens I've got some alcohol on me. E soprattutto non teme il fuoco. Well, I hope you don't plan to cut yourself or... Relax. Plenty of bodies. I'll use one of them. Hai tutto quello che ti serve? Sample you collected enough? Hope so. But I'd still like to get some pure venom. Once you've killed the monster. Vabbè. To distill an antidote? No use for it once the beast's dead. Not true. I have a few poison patients on hand. Besides, I can study the venom, test it, maybe discover some interesting properties. E ora di tirare la bestia. I'll get to work. I doubt I'd be much help in the fight, but you might need me afterwards. I'll look for a hiding place. You'd be better off waiting for me up top, or back home. But... No buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows, you run for the surface. Ugh, fine. Shani, look at me.
promise you'll stay out of it? I promise. Good. Now go on. Be careful. Non so quanto ci sia da fidarsi di lei. Guarda, appena fatto l'armatura ho speso un patrimonio, me la sporchi così. Beh, aveva vomitato quello. Cioè solo per averne usato un po' di alcol, c'è una puzza incredibile in giro e lui per averne usato una boccettina di alcol ha fatto quella faccia. Mamma mia, il panico. Non ho idea di cosa possa essere. Un rosco. Avevo indovinato, però. Piuttosto brutto, eh. Ci su, eh. Mamma mia. Vacca lurida! La vacca! Però dobbiamo beccarla. Aspetta! Ma velena, bro. No, nel veleno! Cazzo, però! Dobbiamo beccarlo! Mamma mia, il panico! Più là, più beccato! Vacca, giurida! Ah, è vero, è vero, no. Aspetta. Rondine ancora. Merda. Sì, con Robo, ma che cazzo. Non l'ho beccato. Ci fa saltare molto, quindi ci impedisce di usare questo. Mamma mia, il panico.
vero, aspetta. Mamma mia, cazzo è successo? Halavath, Galavekar. Gadarash Isle Vuh.